Dalle 5 del pomeriggio in una cella della prigione dello Stato della Città del Vaticano c'è l'arcivescovo polacco Józef Felosowski, 66 anni, arrestato dalla gendarmeria su ordine del promotore di giustizia che lo accusa di reati di pedofilia commessi quando era nunzio nella Repubblica Dominicana tra il 2008 e il 2013. Avrebbe adescato alcuni ragazzini su una spiaggia di Santo Domingo pagandoli per fare sesso con loro. E un diacono, suo ex collaboratore, ha riferito di avergli procurato giovani per rapporti sessuali. Anche altri 4 testimoni hanno puntato il dito contro il Monsignore, finito indagato, oltre che a Santo Domingo, nella sua Polonia. In base ad accordi internazionali, Varsavia persegue infatti i reati compiuti all'estero dai suoi cittadini. Incriminato dunque dai Caraibi all'Europa dell'Est, Felosowski era stato richiamato in Italia nell'estate di un anno fa dopo che l'arcivescovo di Santo Domingo, il cardinale Nicolás López Rodríguez, aveva informato della cosa Papa Francesco. Nel frattempo la procura distrettuale di Varsavia chiedeva risposte ufficiali sul suo status legale. Il Monsignore è ancora coperto da immunità diplomatica? È praticabile l'ipotesi di una richiesta di estradizione? Dal Vaticano nel gennaio di quest'anno una risposta formale. Gode di immunità diplomatica e in ogni caso, essendo cittadino vaticano, non è estradabile perché tra Santa Sede e Polonia non ci sono accordi in tal senso. Il 26 giugno la Congregazione per la Dottrina della Fede aveva processato Felosowski ai fini della giurisdizione canonica, decretandone la riduzione allo stato laicale, sentenza verso la quale era stato proposto appello. Il giudizio è atteso nelle prossime settimane, ecco perché il prete polacco, privo dell'immunità diplomatica in seguito alla condanna in primo grado, nei giorni scorsi era tornato a Roma e abitava in un convento. Non sapeva Monsignor Felosowski che, autorizzata dal pontefice, era partita e marciava sotto traccia anche l'indagine penale dell'autorità giudiziaria vaticana, che, contrariamente a quanto si ipotizzava, ha voluto anticipare la sentenza canonica definitiva. Qualche giorno fa i gendarmi hanno informato il promotore di giustizia che il sacerdote era in Italia e stamattina Felosowski è stato convocato negli uffici del Tribunale Vaticano, dove è arrivato alle 3 del pomeriggio. Dopo alcune brevi frasi di rito gli è stato notificato il mandato di cattura ed è stato portato in cella. È un evento storico, mai prima d'ora dentro le mura leonine si erano adottati provvedimenti cautelari per fatti di questo genere. Un segnale del vento nuovo alimentato da Bergoglio, una risposta alle Nazioni Unite che il 23 maggio avevano dedicato al caso Felosowski un paragrafo intitolato Impunità del rapporto sulla Convenzione contro la tortura. Si criticava la mancata estradizione del diplomatico e si invitava il Vaticano a fornire tutte le informazioni richieste dalla Polonia, in quanto Stato aderente alla Convenzione contro la tortura, come del resto la Santa Sede.